Oggi vi mostro come cucinare le crocchette in pentola o con lo stesso procedimento in una classica friggitrice con olio. Io cucinerò queste crocchette dell'Esselunga che tiro fuori dal freezer una volta preriscaldato l'olio a 170 gradi centigradi. Si comincia a preparare il piatto su cui poi si andranno a depositare sopra le crocchette. Quindi un piatto con sopra della carta assorbente. Una volta che l'olio si è preriscaldato, io utilizzo dell'olio per friggere, ma va bene anche quello di semi. L'importante è che non sia forte come gusto, come ad esempio quello di oliva. Io, utilizzando la friggitrice, vado a mettere 5 crocchette nel cestello e le faccio cuocere per 3 minuti o comunque fino a doratura, immerse completamente nell'olio. Vanno messe poche per volta le crocchette nell'olio bollente, altrimenti si abbassa troppo la temperatura dell'olio. Se usate una padella, una volta cotte, tiratele fuori dall'olio con una schiumarola o aiutatevi con delle posate. Io ho un pratico cestello e le vado ad appoggiare sulla carta assorbente che ho preparato in precedenza. Le crocchette le ho cotte anche in forno e vi lascio poi il video. Video terminato, ciao!